Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio fare un video con voi strano, cioè strano, oddio. Voglio fare con voi questo preparato per dolci. Ce l'ho, ho detto, ma sì, lo facciamo insieme. Non l'ho mai provato, magari non mi viene neanche, ma teoricamente di solito sono molto facili questi da fare, quindi ci proviamo. Voglio provare a farlo con voi. Quindi è un crème caramel della Cameo, preparato per dolci. Per dolci, preparato per crème caramel, non per dolci. Allora, cosa contiene il nostro bustino, il nostro scatoletto? Contiene due porzioni che sono della crema e due di caramello. Praticamente sono due buste da quattro porzioni ognuna. Io farò tutte e due le buste, così me ne tolgo dai problemi. E allora qui ci dice di aggiungere mezzo litro di latte a busta, quindi noi avremo bisogno di 1 litro di latte e abbiamo il latte. Poi mettere la busta in 4 stampini o in uno stampo grande. Noi abbiamo lo stampo grande. Mescolare il contenuto di una busta grande in un pentolino con il latte aggiunto poco poco alla volta, ottenendo la crema senza grumi. Portare a ebollizione e far bollire per 3 minuti a fuoco medio, continuando a mescolare. Versare la crema negli stampini. Crème caramel può essere sformata dopo almeno 2 ore di frigor. Allora, prima cosa bisogna distribuire il caramello di una bustina in un contenuto. Dato che io ne ho due, le mettiamo tutte e due adesso. Vi metto giù. Sono un pochino piegata così, ma va bene, non è... ci accontentiamo. La pirofila è qui e il caramello è qui. Mi serve una forbice e così aggiungiamo il contenuto. Spero di non stare per fare una gran cazzata, però dovremmo esserci. La spatolina dov'è? Stendiamo sto caramello, così sembra che non si stia stendendo. Più o meno, dai. Speriamo che non torni come era prima. Ora passiamo a cuocere le bustine. Allora, io non ho ben capito se devo accendere o no il fuoco prima di mettere le bustine, quindi io lo accendo, ma lo metto basso. Lo metto sui 4 ed è sul fuoco piccolo. Quindi intanto mettiamo i contenuti delle nostre buste e sto buttando farina ovunque. Perfetto. Ma no. Dai, se non mi vengono dolci più difficili, se non mi viene sta qui. Mi arrabbio sul serio. Prendiamo la frustella qui e cominciamo a versare sto latte, poco alla volta. Tanto 1 litro ci va. Io uso quello di soia come sempre, sapete che ormai io bevo solo quello di soia per adesso. Vorrei provare quello alla nocciola, al cocco così. Quello di avena so che mi piace, però non lo sto mai comprando. Però praticamente mi piace di più il gusto di quello di soia. Io alzo un pochino, mettiamo 6.
Mi sa che ne viene poi veramente una porzione abnorme, però vabbè. Ho detto, la faccio tutta e buona. Allora, ciao! Starò qui così piegata a guardarvi mentre mescoliamo. Meno male che non ho i fuochi, perché sennò con tutti questi pomponi io mi sarei già data fuoco senza accorgermene. Come sta andando la vita? Come va? È tutto ok, sono contenta perché ho montato i mobili di IKEA e finalmente sono andata da IKEA più che altro, quindi mi mancava veramente tanto andare da IKEA. Ne sentivo la mancanza, ma IKEA era la mia seconda casa. Beh, lì potrei scegliere la casa che voglio, ce ne sono tante già pronte. E va bene, però sono contenta che il mio ragazzo mi ha portato. Buon profumo sta cosa, eh? Vabbè, ma il crème caramel è buono di solito. Momentaneamente non si sta neanche prendendo né niente. Vabbè, io continuo a mescolare con amore. Non vorrei rischiare di bruciarlo, quindi non alzo di più il fuoco. Però vediamo. Stasera mangio sushi. Finalmente mangio sushi stasera, non è. Anche di quello sentivo la mancanza. Vabbè, ma credo che quello l'abbiamo sentita un po' tutti la mancanza se ci piace il sushi. Di stasera non vedo l'ora. Questo è il dolce post sushi se avremo ancora spazio, ma penso proprio di sì. Sia mai. Voi l'avete già rimangiato il sushi? Sushi. Devo aspettare ancora fino a stasera. Io l'ho fatto in casa un paio di volte. E devo dire che mi viene abbastanza bene, fatto in casa. Però non avevo più i prodotti e non sono andata a comprarli. E finalmente lo mangio senza. Non fatto da me. Alziamo ancora un pochino il fuoco, va? Perché qui se no. Eccoci. Sembra che si sta facendo pian pianino. Lo sento che si sta indurendo un po'. Poi una volta che si sarà formato dobbiamo farlo bollire per almeno 3 minuti. Il rust di IKEA e l'avete pitturato, non l'avete lasciato grezzo com'è? Se l'avete fatto, di che colore l'avete fatto? Perché io sono un po' indecisa su un paio di colori. Cioè, uno sono sicura, però non so come abbinarlo. Vorrei mettergli il verde salvia all'esterno, credo, o i cassetti, e all'esterno o ai cassetti un altro colore. Però sono un po' indecisa sull'altro colore, perché il verde salvia. Io ho una passione per il verde, quindi. Che ci possiamo fare? Il verde e il rosa ultimamente sono i miei colori preferiti, cioè verde da sempre. Ultimamente anche il rosa. Dai! Non passano dei minuti e questo coso non si fa. Io ti lascio un attimo ferma. Ti abbasso un pochino che lo porta, poi bruci. Secondo voi brucerà? Verrà sto coso? Non fate caso a tutta l'acqua, però ho lavato un paio di cose nel mentre io sono un casino in cucina. Oggi mi sento molto casalinga e disperata. Se non mi fa impazzire. Ve l'ho detto che io in cucina faccio solo danni. Forse non dovevo metterlo subito sul fuoco, dovevo prima fare la pappettina e poi metterlo. Boh. Dai, ci rivediamo quando sarà veramente duro, perché pensavo si stesse indurendo, invece
Ci sta mettendo ancora un'altra vita, quindi ci vediamo tra poco. L'ho spento perché stava super sobbollendo, stava per uscire tutto, quindi secondo me deve rimanere morbido, cioè deve rimanere liquido, si fa dopo, perché secondo me stava anche bruciando. Boh, lo lascio un attimino qua dentro a raffreddare un secondo e poi dopo lo mettiamo nella piroflessa insieme. Ho trovato l'inquadratura più o meno perfetta, voi vedete tutto qui, io cioè, vedete un po' anche il casino intorno. Allora, proviamo a metterla nella pirofila e poi la mettiamo in frigo, così dice. Mi è rimasta super liquida, però boh. La lasciamo raffreddare un attimino qui, così, poi la metto in frigo e poi vi farò vedere se è venuta. Vediamo. Perché in fondo stava anche bruciando, non so se. Mi stava anche bruciando. Riesco a fare torte più difficili, non riesco a fare un preparato per la cameo? Della cameo? Boh, vabbè. E ci vediamo dopo. Credo. Dovremmo. Boh, per il momento la lascio qua. Dalla Deborah del futuro, alla fine, cioè, non fate caso alla mia faccia. Stavo montando il video e alla fine era venuto, non doveva neanche indurirsi il prodotto, quindi doveva soltanto sciogliersi e poi in frigo si sarebbe addensato, quindi alla fine è venuto ed era anche buono. E niente, vi lascio alla fine del video. Ci sono, vi ricordo di mettere un mi piace al video se vi è piaciuto, se vi sta piacendo, se vi piace, cioè se vi piace mettete il like e vi ricordo di iscrivervi al canale per seguire tutti i miei video e di attivare la campanella per non perdervene nessuno, proprio nessuno. E iscrivetevi al mio Instagram e alla mia pagina Facebook. Noi ci vediamo in un prossimo video. Grandi bacioni, ciao!